Salve figli miei, come state? Oh, sia chiaro, non vi chiamo figli miei perché dico che siete bastardi. Però, siccome nella mia vita mi sono dato molto da fare con molte donne, potrebbe essere plausibile che qualcuno di voi sia figlio mio. Stiamo lasciando questo preambolo. Come vedete, stiamo ancora all'inferno. Anzi, più che definirlo inferno, questo è il meta. E mi sto costruendo un piccolo rifugio e ho intenzione di usare un blocco di, come si chiama questo affare, pietra luce per illuminare la zona. Avete visto che alla porta ci sta un maga zombie che vuole a tutti i costi entrare. È la mia paura. Questi maga zombie sono come gli zombie normali? Nel senso che se ci sta una porta chiusa, hanno la tendenza a sfondarla? Non lo so, ma lo dovete dire voi. Allora, posso dire che questo rifugio temporaneo, giusto per lavorare un po', va bene. Adesso mi faccio un'altra cesta perché ho paura che ci vorrà molto materiale. Cioè, ho paura che dovrò raccogliere molto materiale e dovrò conservarlo un po'. Quindi due doppie ceste dovrebbero essere più che sufficienti per la conservazione e lo stoccaggio dei vari materiali che ho intenzione di raccogliere qua all'inferno. Adesso mi faccio un paio di picconi. Per il momento li faccio di metallo e l'ho messo uno con il posto. Però, da quello che so, la consistenza della pietra degli inferi può essere spaccata agevolmente anche con i mattoni, con i picconi di pietra. Ma per il momento uso quelli di ferro. Poi, se incomincio a scassarne troppi, ne farò di pietra. Quella spada d'oro che vedete, non è che ho ucciso un maiale zombie, sia chiaro, e l'ho pescata quando nei primi episodi. Perché ancora non so sicuro che sia una buona idea uccidere i zombie maiali quando superano il portale e vengono nel mio mondo. Perché ancora nessuno mi ha spiegato se li ammazzo fuori dal mio mondo, da questo mondo, se per caso poi anche nel mondo reale, in questo mondo mi ammazzano. Cioè, questo vorrei sapere. Se li ammazzo quelli che hanno passato il portale, se poi ritorno qua, quelli che rimangono mi vogliono fare la pelle? Se qualcuno me lo spiega, mi farebbe un grande favore. Allora, adesso sto stronzo, però non dove entrare. Vabbè. Dicevo, adesso devo creare questo recinto per evitare che tutti questi deficienti suini, vaffanculo, da fare attenzione sempre. Dicevo, devo aspettare che devo chiudere questo passaggio, così almeno sono sicuro che questi deficienti suini non entrino ancora nel portale e mi vengono a rompere i coglioni a casa. Diciamo che questa porta due non mi servono, per cui preferisco fare così. Così questa porta la posso utilizzare per metterla qui. Alziamo un po' il muro, almeno per essere sicuri che non saltino. Anche se mi sembra che i megazombi non dovrebbero saltare
recensione. Ok, adesso finalmente mi posso dedicare un po' a questa raccolta. Io spero di trovare molto quarzo negli inferi, non perché so come utilizzarlo, ma perché quando lo vai a spaccare ti danno molti livelli, quindi il mio scopo di provarlo non è per usarlo, ma per livellare. E adesso vediamo un po' che fare. Questa parte penso che sarà molto tediosa, per cui non mi meravigliate se all'improvviso incomincio a tagliarla velocizzandola un po'. Anche se sinceramente ho paura che mi farò due palle qui. Ah, ho trovato il quarzo. Bene. Sfondare il secondo piccone. Speriamo di non beccare lava. Ok. Ho scavato parecchio e probabilmente questo passaggio l'avrò velocizzato. Mi auguro solamente che al furia di sfondare riesca a trovare qualcosa di utile. Ecco fatto, mi sono fatto una torcia per illuminare. Anzi, più che chiamarle torce, io direi che questi sono dei forni incassati nel muro. E adesso posso dedicarmi a continuare a illuminare la zona. Bene! Ho sentito un gas. Ci sta un gas da queste parti. Beh, tecnicamente io mi trovo in un luogo chiuso, quindi significa che una di queste pareti costeggia un lato vuoto. Quindi devo fare attenzione, non vorrei rischiare di farmi sparare una palla infuocata da quel coglione. Buonanotte a cazzo. Sono uscito e ho beccato il gas, come vedete. Ma a quanto pare quest'arco è veramente forte. Sono solo fortunato. Non solo ho beccato una zona nuova, ma ho potuto levarmi dai coglioni un gas. Meno male. La sabbia delle Alpi, finalmente l'ho trovata. Anche se sinceramente me la posso tranquillamente stoppare nelle palle, perché se non trovo le verruche, questa non mi serve a un cazzo. Quindi devo trovare una fortezza. Però, stavo pensando, qui sotto ci sta un mare di lava. Se mi gioco bene le mie carte, con molta probabilità, se apro un percorso fatto bene, potrei raggiungere agevolmente sto mare di lava e utilizzarla come combustibile per i miei forni. Per cui devo fare piano, ma soprattutto non devo fare cazzate, che qua basta un minuto per morire. Benissimo, ho sfondato sotto il livello. Quindi adesso che faccio? Allora, utilizziamo la ghiaia, sempre utile per risolvere questi problemi. Ok, qua è tappato, qua è tappato. Allora, vediamo un po'. Dovrei stare adesso al livello giusto. Mi sembra di sì. Bene, bene, bene. Ok, mi sa che vedrete come continua questa cosa la prossima volta. Ciao ciao!